Amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il TAF Gaming M5 insieme ad altre periferiche che vedremo nel corso di questi giorni, queste settimane. È un mouse da gaming con sensore ottico di dimensioni ultra compatte, ideale per coloro che hanno una presa di tipo claw grip. Partiamo dalla confezione che, come possiamo osservare, è una confezione di ridotte dimensioni sulla quale troviamo ovviamente il modello e la serie del mouse, l'immagine illustrativa del mouse, il logo che ci ricorda l'implementazione del sistema ASUS Aura Sync per quanto riguarda l'illuminazione RGB controllabile tramite il software ROG Armory 2, oltre alle altre impostazioni quali DPI impostabili fino a 6200, il polling rate e altre che vedremo nella recensione scritta. Nel retro della confezione troviamo un'altra immagine illustrativa del mouse che ci mostra nuovamente le ridotte dimensioni del mouse, alcune caratteristiche principali e le specifiche. All'interno della confezione troveremo semplicemente un manuale di istruzioni ed il mouse, il TAF Gaming M5. Come possiamo osservare sin da subito, è un mouse di dimensioni estremamente compatte, ideale per coloro che hanno una presa di tipo claw grip. La colorazione è tendendo al grigio scuro con qualche inserto di colore nero. È un mouse ambidestro davvero molto leggero. Nel dorso troviamo il logo della serie TAF che si illuminerà del colore che sceglieremo tramite il software di gestione, con vari effetti, quindi ciclico, statico, respiro e quant'altro. Spostandoci nella parte centrale avanzata troviamo un singolo tasto per il cambio dei DPI impostabili sempre tramite software, una rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento gommato classico dei mouse da gaming, due tasti principali ovviamente divisi e non uniti, diciamo, a livello di scocca dalla rotellina e dal tasto per cambio dei DPI. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare questa texture in plastica e non gommata per migliorare il grip sul mouse, due tasti laterali per essere bindati e eventuali funzioni in gioco. Nel lato destro troviamo la stessa texture in plastica su una superficie plastica, troviamo la scritta TAF Gaming. Come possiamo osservare, anche se è un mouse ambidestro, troviamo i tasti solo nella parte di sinistra. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare meglio il design di questo mouse ultra compatto e da un design abbastanza squadrato. Invece, spostandoci nella parte inferiore del mouse, troviamo tre mousefit di cui due verticali e lunghi nella parte superiore, uno più grande nella parte inferiore e quasi in posizione centrale troviamo il sensore che è un PixArt PAV3327, un sensore di fascia media che comunque dovrebbe restituire buone prestazioni in game per quanto riguarda il tracking e la precisione. Il cavo dell'M5 non è rivestito in treccia di tessuto ma classico in gomma. E il connettore USB non è placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com dove troverete come sempre ulteriori immagini dettagliate, la nostra recensione comprensiva di test, considerazioni e conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.